Buonasera, ospite di Bizona, l'amministratore delegato della Delfino Pescara, Danilo Iannascoli. Buonasera direttore, ciao, tutto Enrico. Bene? Anno nuovo è partito con il piede giusto, con il Pescara che a Trapani ha riconfermato il suo momento di grazia. Insomma, è tornato l'entusiasmo, quindi un clima di entusiasmo ritrovato a distanza di anni. Forse questo è il miglior momento anche per i tifosi degli ultimi 3 anni. Sì, dopo la promozione, vabbè, il girone d'andata non era andato tanto male, l'anno della Serie A, adesso si respira un'aria diversa, per fortuna, perché comunque nell'ultimo periodo non è stato bello per nessuno, né per noi né per i tifosi, perché comunque avevamo altre aspettative anche per questo campionato, perciò eravamo un pochino delusi. Partiamo subito dalla vostra ultima iniziativa che coinvolge nuovamente la campagna abbonamenti per le ultime partite. Insomma, siete sempre molto vicini alle esigenze dei tifosi. Rivolete il gran pubblico all'Adriatico? No, ma è chiaro che si lavora per il pubblico, per i tifosi, non è che si fa per noi. Questi sacrifici che noi stiamo facendo sono sempre finalizzati all'ottenimento comunque di un risultato positivo e perciò di avere intorno a noi un po' di entusiasmo. In questo momento, per via dei risultati, perché parliamo di sport, parliamo in questo caso di calcio a Pescara, che è chiaramente una piazza anche un pochino particolare, i risultati non ci sono stati, perciò è stato giustissimo non ricevere attestati di stima, diciamo, o attestati positivi, e che non c'è stato questo entusiasmo, perché poi con l'entusiasmo viene se ci sono tante cose, se ci sono tanti fattori, non solo i risultati, ma che anche comunque ci sia un gioco che rappresenti la maggior parte dei nostri tifosi, perché comunque noi abbiamo un DNA, io dico noi perché comunque mi ritengo soprattutto un tifoso del Pescara, e noi abbiamo un DNA particolare che ci piace un tipo di calcio e non ce lo vogliamo togliere dalla testa, però spesso non è soltanto giocando bene che si vince, ma ci vogliono tante altre cose per vincere nello sport e soprattutto nel calcio. Quindi per le ultime 10 partite ci sarà questo prezzo popolare? No, adesso è stata insieme, adesso abbiamo una nuova collaborazione sul marketing, sul commerciale. Sono state studiate diverse cose, diversi pacchetti. Questo si è pensato prima anche di intervenire sui biglietti stessi, poi alla fine siamo andati su questi mini abbonamenti che potrebbero essere una delle vie per cercare di riavvicinare quelli che in questi ultimi 2 anni si sono un pochino allontanati. Ecco, in settimana avrà saputo anche del comunicato del club Pescara Rangers che tornerà ad incitare la squadra, insomma questa squadra che ha riconquistato la sua curva. Sì, ma la curva non l'ha mai abbandonata questa squadra. È chiaro che c'è una mentalità, ci sono dei modi di agire che hanno i tifosi ultra. Però non è stato sicuramente mai messo in dubbio l'amore che loro hanno verso la squadra. Hanno deciso in altri momenti anche più difficili di quelli attuali di stare vicinissimi alla società e vicinissimi ai giocatori. Poi è chiaro che c'è anche il momento che il tifoso vuole dare un'ulteriore scossa e cerca di fare un'altra iniziativa. Certo che questa in campo non è stata positiva per la squadra e per tutti, perché comunque in parte è mancato l'apporto del tifo, e a Pescara l'apporto del tifo è stato sempre determinante, perciò è chiaro che è stata comunque una componente negativa, almeno in quei 15-20 minuti, dove tra l'altro ci sono state delle squadre che sono venute a giocare a Pescara, che avevano anche una discreta rappresentanza di sostenitori e si sono sentiti solo loro, perciò è chiaro, però loro sono stati, i nostri tifosi sono stati i primi a soffrire di questa situazione, perciò io lo so benissimo, e così come so che la decisione è stata più sofferta da parte loro che da parte nostra che l'abbiamo ricevuta. Oh, invece Iannascoli, come si spiega questo cambio di marcia della squadra nelle ultime gare? Ma come si spiega? Quello che era difficile spiegare secondo me invece è stato il contrario, cioè per quale motivo noi all'inizio non siamo partiti bene. Però è chiaro che noi
abbiamo sempre avuto fiducia in questo gruppo che è stato creato e in questo allenatore, perché sapevamo che cambiando 21-23 elementi avremmo avuto un periodo per cercare di trovare l'equilibrio e assestare la squadra. Forse ci eravamo illusi che dopo qualche risultato positivo eravamo riusciti a trovare questo equilibrio, invece non era ancora stato trovato, e perciò ci sono volute più settimane. Adesso speriamo di recuperare quelle settimane che abbiamo perso, perché è chiaro che quella seconda volta è stata un pochino, dopo Brescia, diciamo, è stata quella che ci ha preoccupato un pochino, almeno a me personalmente ha preoccupato un po' di più. Ecco, tasto allenatore, Baroni è stato molto criticato dalla piazza, dai mass media, circolavano voci sul suo esonero, solo la società ha mantenuto un equilibrio nel confermarlo, anche se gli stessi dirigenti, certo, non gradivano i risultati, e lo stesso Baroni si era messo in discussione. Sì, però noi, tu che Enrico conosci benissimo la storia del Pescara, sai che questa società, anche con Stroppa, malgrado le cose non andassero molto bene, malgrado la contestazione che c'era nei confronti di questo allenatore, la società aveva difeso spada tratta Stroppa, e se Stroppa oggi non è più l'allenatore del Pescara, perché comunque è stato lui a dimettersi. È lo stesso è successo anche con Marino lo scorso anno. È lo stesso è successo anche con Marino, dove noi controvoglia siamo arrivati comunque a quella decisione, ma purtroppo non avevamo visto più quell'unità tra squadra, cioè, allenatore, dire, anche con Marino avete aspettato bene. Fino all'impossibile. Abbiamo aspettato, l'abbiamo difeso all'inizio del campionato, quando tutti ormai lo davano per spacciato, e poi l'abbiamo difeso anche dopo, quando è ripartito il campionato. Comunque ci siamo accorti subito che qualcosa si era rotto all'interno di quel gruppo, la preparazione, alcune cose sono successe nello spogliatoio, ma soprattutto la squadra non stava rendendo più per quello che aveva dimostrato di poter rendere nelle settimane precedenti alla sosta. Perciò è chiaro che, però noi, ripeto, ci confrontiamo e pensiamo sempre, prima di prendere una decisione, pensiamo un pochino tutte le cose a 360 gradi. È normale che poi in una società si possono anche vedere le cose in maniera diversa. Ma anche da noi è così, cioè non è che tutti quanti abbiamo la stessa visione, e quando dobbiamo prendere delle decisioni siamo tutti d'accordo. Ma è il bene questo, perché comunque confrontandosi si sbaglia di meno, sicuramente. Ecco, si sostiene che Baroni sia stato soprattutto molto bravo a tenere unito il gruppo nei momenti più delicati, parlo sia tra società e squadra, sia nello spogliatoio. Può essere anche questa una chiave di lettura della rinascita della squadra, oltre alle varie scelte tattiche? Noi abbiamo, purtroppo siamo presenti, dico purtroppo perché comunque osserviamo gli allenamenti, sia io che Daniele, sappiamo direttamente che cos'è che succede. E abbiamo valutato, ripeto, a 360 gradi l'operato di questo allenatore al di là dei risultati. È chiaro che lui, quando ha voluto fortemente venire a Pescara, sapeva che la piazza era una piazza importante e che comunque i tifosi erano tifosi diversi da quelli esigenti, da quelli di molte altre città d'Italia, perché comunque più esigenti. E perciò lui si è impegnato tantissimo, si sta impegnando, ma soprattutto si è impegnato, e soprattutto nei momenti di difficoltà abbiamo visto che non si è mai tirato indietro e si è messo sempre in discussione, e questa è una cosa molto importante per un professionista. Tra i giocatori invece chi l'ha sorpresa di più in positivo? Ma tra i giocatori nuovi sicuramente Melchiorri, perché non perché non lo conoscessi, ma anzi lo conoscevo bene, quando Giorgio ha trovato la via per intavolare questa trattativa, io gli ho detto subito: questo è un grande giocatore, perché me lo ricordavo, perché comunque era stato a Giulianova, e perché comunque l'avevo visto giocare, perché anche quando aveva giocato contro di noi, anche con il Padova, l'avevo rivisto comunque un gran giocatore, ha avuto dei problemi, perciò era un giocatore che però ha dimostrato di avere un grande attaccamento alla maglia, e soprattutto l'ha dimostrato quando è voluto venire qui, che aveva anche altre offerte,
e addirittura aveva quasi chiuso con un'altra società, e poi grazie ai buoni uffici di Giorgio, ma soprattutto alla volontà di questo giocatore che è voluto venire a Pescara, e oggi lo sta dimostrando ancora di più. Perciò è un ragazzo eccezionale, ma è veramente molto forte, secondo me. Nei prossimi anni, ma molto velocemente, dirà la sua in campionati ben diversi. Altre due sorprese possono essere il giovane Selasi e Bjarnason, che per motivi diversi ora sono tornati. No, guarda, Selasi, quando è arrivato, che eravamo in Serie A, durante il campionato lui arrivò ed è stato provato subito insieme alla prima squadra, perciò stiamo parlando comunque di un organico di Serie A. Si è visto subito che questo ragazzo aveva qualcosina di più, veniva da un paese lontano con esigenze particolari, diverse. Si è messo lì in mezzo al campo a testa alta ed era giovanissimo comunque. È rimasto all'interno della squadra primavera, ha continuato a fare un pochino di esperienza, ma ogni volta che si è allenato con la prima squadra ha sempre fatto vedere che qualcosina l'aveva. Poi ha sfruttato quelle occasioni che il mister gli ha dato, però non dobbiamo caricare troppo di responsabilità per questo ragazzo, perché comunque è molto giovane e comunque potrebbe essere un capitale importante per noi. Perciò spero che comunque resti così come ha fatto finora, sui ben saldo sui propri piedi, come si dice, perché potrebbe altrimenti perdere tutto quello di buono che ha fatto. Invece un po' tutti erano scettici su Bjarnason, ma non per il valore del giocatore, forse perché la testa ora è concentrata sul Pescara. Sì, però questo, cioè, comunque, il vero Bjarnason è questo. Io ti devo dire, Enrico, che lui è un gran professionista, e anche l'anno scorso, quando mi ricordo, io l'ho chiamato e gli ho detto che c'era la possibilità, io ero in ritiro lì, e l'ho chiamato proprio direttamente perché era al telefono con il direttore sportivo, che mi diceva che volevano parlare con Bjarnason durante l'allenamento con Marino. Lui è andato a parlare col suo procuratore e in quel momento, diciamo, lui ha deciso comunque di andare via, perché era convinto che in Serie A potesse fare di più. Però era un ragazzo che era arrivato, non parlava tanto l'italiano, comunque, però un grande professionista, ripeto. E anche quest'anno lui si è subito messo a disposizione del gruppo. Poi l'allenatore anche qui è stato bravo a trasmettere quella fiducia, cioè, quella convinzione che aveva nelle sue caratteristiche, in quel ruolo l'ha saputo sfruttare, e adesso è lui che ha scelto invece di rimanere qui a Pescara, e quindi anche gli occhi degli spettatori, degli sportivi, sono diversi adesso che lo stanno guardando sotto un altro aspetto. Però devo dire che lui si è sempre impegnato, perciò non è stata per me una sorpresa Bjarnason. Finalmente questa sessione. Forse è una sorpresa il portiere Aresti, che è arrivato in punta di piedi e invece ha dimostrato di essere un grande portiere. Perciò anche qui complimenti ai nostri direttori, perché hanno individuato un giocatore che non è che aveva un grandissimo mercato quando l'abbiamo preso noi, però sono stati bravi loro. Dicevo, finalmente questa sessione di mercato si chiuderà il 2 febbraio, ecco, aver respinto grandi offerte per Melchiorri, Brugman, Politano, un po' tutti, Zuparic, Mushai, cosa significa? Che questa società non aveva bisogno di guadagnare, così come si è pensato per il caso Maniero, ma di tenere lo zoccolo duro della squadra anche in prospettiva. Noi, Enrico, quando c'è stato il lunedì, mi sembra, dell'inizio della preparazione dopo la sosta, ci siamo incontrati con l'allenatore e abbiamo stabilito con lui qual era la linea da seguire. Lui ha fatto delle richieste, ci ha detto su quali giocatori lui voleva puntare e quali potevamo anche cedere. E noi siamo andati avanti con quello, perciò è chiaro che noi gli abbiamo ribadito a lui quali erano i nostri desideri, quali erano i nostri obiettivi di questo campionato, e su questo perciò ci siamo mossi, così come abbiamo fatto quest'estate, ma così come abbiamo fatto anche negli anni precedenti. Certo, poi prevale sempre la volontà del giocatore, come nel caso di Maniero, no? Poi è successo questo incidente, diciamo, di Pippo Maniero. Io ero convintissimo che non ci sarebbero stati problemi nel rinnovo del suo contratto, perché comunque lui è stato con noi tanti anni e aveva un rapporto eccezionale con tutti quanti noi dirigenti e anche con i colleghi, con gli allenatori, con lo staff, con tutti.
era tanto attaccato alla maglia. Di più o no? Per da parte nostra assolutamente no. Noi abbiamo... cioè, molti dicono se avesse firmato il contratto prima. Ma no, perché in quel momento, quest'estate, non c'erano le condizioni per rinnovarlo, perché noi gli abbiamo proposto, gli abbiamo fatto la nostra proposta per rinnovarla, però visto i rapporti e visto tutto, noi abbiamo voluto rischiare, perché in ogni caso la scelta è stata fatta sicuramente da noi, però è stata una scelta rischiosa, perché quella di mantenere Maniero, che comunque è un attaccante, senza il contratto rinnovato, e dare a lui la fascia di capitano, dare a lui... un po' la squadra in mano, proprio perché avevamo la certezza che questo fosse un ragazzo che comunque era attaccatissimo alla nostra maglia, e l'ha dimostrato, è stato un grande professionista. Poi in questa trattativa è chiaro che stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di giocatori, di procuratori e di tante cose che ci sono dietro, e stiamo parlando che comunque spesso le società non hanno più quel potere che avevano una volta. Adesso noi praticamente abbiamo pochissimo potere contrattuale, possiamo soltanto far rispettare un contratto, però abbiamo visto anche, ma non solo a Pescara, quello che succede è che i contratti valgono fino a pagina 1 nel caso il giocatore ha la volontà di andare via. Purtroppo, ripeto, le società in questi anni hanno perso sempre più quel potere che avevano nei confronti del calciatore. Poi il calcio... ci fa vedere anche cose un po' particolari, va via Maniero, entra Pasquato, i tifosi già dimenticano i gol di Maniero e si affidano a un Pasquato. No, ma noi Enrico, l'abbiamo detto, nei momenti di difficoltà, e tu sei uno di quelli che ci ha sempre intervistato, ci ha sempre detto, e sai che abbiamo sempre detto la stessa cosa, noi crediamo tantissimo nell'organico che abbiamo fatto quest'estate. Infatti anche adesso stiamo facendo soltanto dei ritocchi a questo organico, e nel caso vogliamo accontentare chi non ha volontà di rimanere con noi a cercare di raggiungere un obiettivo importante che ci siamo prefissi tutti. E perciò l'abbiamo detto, nei momenti di difficoltà abbiamo tanti ricambi per ogni ruolo, anzi forse ne abbiamo anche troppi, perché comunque quando quest'estate, negli ultimi giorni di mercato, abbiamo avuto la possibilità, secondo noi, di dare anche, di fare qualche ritocco che poteva darci un'ulteriore possibilità, l'abbiamo fatta. Perciò è chiaro che in qualche ruolo abbiamo forse qualche giocatore, e ci può stare chi è stato impiegato di meno che possa avere voglia di andare a giocare di più. Però devo dire che questo gruppo si è compattato molto, e non è che ci sono state queste richieste da parte di... Ma lo diceva all'inizio, questa è stata sempre una rosa, una squadra competitiva. Sì, voi l'avete riconosciuto, tutti, no? L'abbiamo, a giudizio di tutti. L'avete riconosciuto tutti. E poi nessuno si spiegava perché, certo, non andava. I risultati andare. Non sono venuti, e perciò è chiaro che c'è sempre una palla che va in mezzo al campo, e bisogna cercare di metterla dentro il più possibile. Cioè. Perché non ha reso come si pensava Appel Pires? Ma non è che non ha reso, ecco, questo è stato uno dei giocatori richiesti specificatamente dal nostro allenatore, ci ha creduto tanto, l'ha utilizzato tantissimo, però ha reso di meno di quello che lo stesso allenatore si sarebbe aspettato. Poi è chiaro che in allenamento io lo vedevo, era comunque un giocatore anche importante, che aveva dato degli ottimi colpi, poi... Ci sono tanti motivi perché un giocatore nel Pescara può rendere e poi va a giocare in un'altra squadra e non rende, oppure il contrario. È così come succede per tutti. Però insomma è un giocatore che comunque si è impegnato tanto, e noi siamo andati incontro anche a lui per cercare di trovare una sistemazione diversa. Ottimi gli arrivi di Rossi, giocatore che si conosce, di Fornasier, una promessa che se non avrà problemi di natura fisica è una garanzia, quindi vi state muovendo al meglio, e questo viene apprezzato anche dai tifosi, no? Sì, però Enrico, non è facile, non è semplice assolutamente in questi momenti, tutto... Non è facile anche respingere non è facile le offerte? Certo, non è facile respingere le offerte, alcune erano importanti e ci avrebbero, a livello gestionale, ci avrebbero dato comunque una mano, perché non è tutto bello. L'offerta più grossa è arrivata per Melchiorri? Sì, sicuramente, ma se avessimo messo comunque Memusciai sul mercato dopo la prima, avessimo comunque accettato la trattativa dopo la prima offerta che abbiamo ricevuto, penso che in questi giorni anche Memusciai avrebbe raggiunto un'offerta importantissima, ancora più importante. Perciò il mercato, però, è vero che ci sono purtroppo state è ancora aperto anche per Zubaric.
Sì, anche per Zubaric, per alcuni giovani nostri, per lo stesso Sowe che comunque è stato impegnato poco, ha avuto qualche problema fisico durante questo campionato, perché non ne ha avuto uno soltanto all'inizio, ma ne ha avuto anche durante il campionato, anche adesso sta lavorando a parte, però per me questo è un ottimo giocatore, in prospettiva ha veramente dei margini di miglioramento notevoli, siamo fortunati noi ad averlo in organico. Vedremo però cosa succederà, ripeto Enrico, purtroppo il mercato non è ancora chiuso. Beh, se dice purtroppo, vedremo, i tifosi cominciano a preoccuparsi perché temono che possa esserci qualche partenza. Se dovesse succedere un altro caso maniero, non lo possiamo dire perché noi fino a... Ma da parte del giocatore o da parte vostra? Da parte del giocatore, la nostra volontà, la stiamo dimostrando, è quella di fare soltanto dei piccoli puntelli lì dove l'allenatore ritiene che ha bisogno di avere una scelta ulteriore, perché lui ha sempre parlato di avere una possibilità in più di scelta nell'organico che ha, soprattutto in quei ruoli dove ne aveva qualcosa di meno, e soprattutto anche in funzione di un eventuale cambio di modulo durante la partita stessa, cioè avere più opportunità, cioè, per cercare di ottenere. Anche sul fronte cessioni però ci sono difficoltà, sì, Milicevic al Teramo, restano ancora da piazzare Sov, Boldor. No, Sov non è che lo dobbiamo togliere, Sov è... ci sono delle... È lui che chiede più spazio. Ma non l'ha proprio richiesto, perciò ci sono delle società che ci hanno richiesto Sov, però per ora se non... Deve prima arrivare una punta. Ma non lo so, vediamo, se troviamo la persona giusta, che ha quelle caratteristiche giuste, e che piace all'allenatore, e che comunque si mette a disposizione del gruppo, lo prendiamo. Se dobbiamo prendere un'altra prima donna che deve venire qui per arrivare alla pensione prima, anche. Arrivare alla pensione prima, ne abbiamo già tanti di giocatori e sono anche forti. Che ne pensa di questa campagna acquisti che sta facendo il Catania e dell'Icarri? Ma guarda, io ho visto comunque, ha preso degli ottimi giocatori, alcuni che erano più o meno collegati a Pescara, che ci sono stati, alcuni che sono andati via, e alcuni che a me piacciono comunque, perciò complimenti a Daniele, anche se nel caso Maniero, insomma, potevamo gestirlo in un modo diverso. Bologna e Pescara attualmente sono date come le squadre più in forma del momento. Bologna è formazione che ha anche una rosa competitiva. Ecco, ritiene, non perché sia direttamente interessati, che siano le formazioni più attrezzate. Non vediamo la classifica perché il Carpi è primo e sta lì. No, non lo so, Pescara non ne parlo, però per quanto riguarda il Bologna è sicuramente una grande squadra, ha una grande tradizione, ha tante cose da parte che ha di più rispetto alle altre squadre, però questa è la Serie B, non è la Serie A. In Serie B conta corsa, conta la voglia e soprattutto conta il gruppo. È meno importante il singolo giocatore rispetto al gruppo, e noi per esperienza adesso lo diciamo, perché ripeto, ogni campo, ogni trasferta, ogni partita è difficile, spesso avere maggiore qualità non ti dà la certezza di vincere contro una squadra che è meno attrezzata della tua, però che ha altre caratteristiche invece che mette in campo. Ecco, ma nella vostra testa su chi farete la corsa? È vero che Baroni dice che bisogna mantenere l'equilibrio, sì, i tifosi si possono entusiasmare, però voi userete sempre un profilo basso, però sicuramente si fa un pensierino su qualche squadra in difficoltà per riagguantarla. Ma guarda Enrico, intanto adesso siamo già diciamo teoricamente nei playoff, abbiamo detto all'inizio del campionato che il nostro obiettivo era quello, arrivare ai playoff nel migliore dei modi chiaramente, e se poi arriva qualcosa di più sicuramente ne saremo felici, però l'obiettivo è questo. Sa che ormai il tifoso punta alla promozione diretta, no? Io penso che invece delle parole contano i fatti, perciò bisogna sempre analizzare i fatti, e così come non capisco quando comunque le cose vanno male e dopo si cambia perché i meriti diventano, i demeriti in questo caso diventano di altri che non c'entrano assolutamente niente secondo me, e poi invece quando vanno bene i meriti sono di tutti meno di quelli là che avevano i demeriti, e così adesso dobbiamo mantenere questo equilibrio, perché ripeto, tra l'altro noi siamo in una piazza molto particolare, e siccome
per prima cosa siamo più tifosi forse di quelli che dopo ci vengono a contestare, viviamo ancora peggio i momenti di difficoltà. E siccome veniamo da dei momenti di difficoltà proprio ieri e l'abbiamo vissuti male, almeno io l'ho vissuti abbastanza male, vorrei aspettare un pochino prima di cambiare, ecco, obiettivo. Insomma. Cosa vi hanno insegnato gli ultimi campionati? Hanno dato un po' di esperienza in più, ci hanno fatto capire, una delle cose l'ho dette prima, che i nomi contano molto poco, soprattutto se stai parlando di Serie A, di Serie B. E invece in Serie A qualche nome e qualche, un pochino di qualità in più, qualche esperienza in più di giocatori che hanno fatto più Serie A, spesso si può rilevare invece importante e decisivo. Noi forse quell'anno l'abbiamo affrontata con tante scommesse, forse troppe. Forse sarebbe bastato dall'inizio del campionato avere qualche giocatore che nei momenti di difficoltà sapeva cosa doveva fare, soprattutto in campo. Prima ha detto molte volte i meriti non vengono attribuiti nella maniera giusta. Si riferisce no, a qualcosa in particolare? Perché sì, Enrico, no, secondo me, io lo dico perché tra l'altro sto da un po' da tutte le parti, no? Tifoso, giornalista, adesso società, così. Cioè, la società va giudicata per quello che fa, per come allestisce l'organico, per i professionisti che ha attorno, per il budget che mette a disposizione dei professionisti a seconda del campionato. Soprattutto per se la è puntuale coerenza, nei pagamenti, come sta avvenendo no, appunto, da anni. No, dico, no? Per la coerenza e per il rispetto di tutte le normative, che oggi è la più grande difficoltà. E secondo me questa è la valutazione che bisogna. Poi se il risultato arriva e non arriva ci sono tanti altri fattori. Poi se in campo va una formazione che al tifoso non piace, non dovrebbe essere colpa della società, ma dovrebbe essere colpa, per dire, dell'allenatore, dello staff tecnico, così. E invece tutte queste, è così, ti posso fare altri esempi. Sì. Invece tutte queste cose vengono, quando ci sono momenti soprattutto di difficoltà, è chiaro che vengono mischiate tutte e va a finire che se gioca Ian Ascoli al posto di Rocchi, certo, la certo. colpa è del presidente o della società che ha detto di farli giocare. Perciò bisogna mantenere sempre equilibrio. Poi, ripeto, è giustissimo che quando le cose non vanno bene vengono fatte delle critiche costruttive, perché tra l'altro a noi fanno ragionare. Ecco, qual è stata la critica che non le è piaciuta di più in questo periodo? No, addebitare un pochino tutta questa colpa al presidente e alla società, perché poi se si addebita al presidente è chiaro che è di tutta la società. Lei dice, se all'inizio del campionato si sostiene che una squadra competitiva, una squadra forte, sì, non si può poi dire durante che il campionato non può diventare gli stessi, cioè, giocatori non possono diventare scarsi. Vuol dire che ci sono dei motivi, perché qui ci può entrare anche la società, che forse non ha vigilato bene, non è stata attenta, avrebbe dovuto cambiare allenatore, non l'avrebbe dovuto cambiare, qui ci siamo, però che dopo insomma altre colpe. Ecco, no. Quando vi si rimprovera invece nella comunicazione qualche leggerezza, lei è d'accordo? Ma no, ma anche qui, no, ma io sono d'accordo, cioè anche qui che poi si non cerca si sa sempre cosa si intende per comunicazione. No, no, ma poi ecco, anche qui se ci riferiamo all'ultimo caso Maniero, siamo stati travolti da notizie che sono uscite da... Però in questo caso non avete ricevuto molte critiche. No, anche ma da in quel momento, diciamo, noi siamo stati travolti dalle vicissitudini e da notizie che sono girate ma che sono state comunicate da altri, non da noi. Certo. Noi abbiamo comunicato quello che era vero, quello che stava poi confermato dal giocatore. Quello che stava succedendo, cioè che noi volevamo tenere Maniero e che non avremmo avuto problemi a tenere Maniero. Perché pensavamo così, eravamo tranquilli, poi di colpo è arrivata un'offerta importante per lui ha deciso di andare via e noi ci siamo riuniti, abbiamo cercato di mantenerlo, però più di quello non potevamo fare. In quei giorni è chiaro che non siamo potuti andare dietro a tutto quello che veniva detto a livello nazionale, perché comunque è stato seguito a livello nazionale o a livello locale. Abbiamo cercato di fare il bene della società e ci siamo concentrati su quello e speriamo di aver fatto comunque una scelta giusta, quella di non continuare e di dare l'opportunità a Pippo comunque di andare a giocarsi le sue carte dove aveva più voglia di andarsene a giocare. Ecco, fino a più di un mese fa, quando le cose non andavano per il verso giusto, al presidente Sebastiani si chiedeva se le porte della società erano sempre aperte. E Sebastiani ha detto sì, sono sempre aperte, lei per l'ingresso di eventuali nuovi soci. Lei è sempre di questo avviso come il presidente? No, io non è che sono di questo avviso, io sono ancora più disponibile e anzi anche questi giorni, siccome ho
comunque degli ulteriori impegni e devo fare ulteriori scelte. E oggi per il Pescara sto facendo tante rinunce, proprio professionali, perciò anche ultimamente ho detto a Daniele se è possibile trovare una mano, cioè io non è che sono disponibile di più, proprio perché per quindi me... viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda, insomma. Ma assolutamente, la società, ma poi è importante cercare di coinvolgere il più possibile persone che però sono legate alla città di Pescara, a Pescara, alla squadra, soprattutto sarebbe importante trovare altri tifosi. Perché? Perché ecco, i momenti di difficoltà dopo è facile scappare, andare via. Noi invece siamo qui, ci vogliamo stare, ci vogliamo prendere tutte le responsabilità e vogliamo cercare di andare avanti, però questo è un momento veramente molto difficile e i sacrifici che prima erano sacrifici adesso veramente sono pesanti. Noi, malgrado tutto, stiamo cercando di portare avanti nel miglior modo possibile il nome di Pescara e stiamo cercando anche di fare delle cose che possono restare dopo che noi andiamo via, come stiamo portando avanti questa trattativa con il Comune per lo stadio, che non è una cosa semplice, che non è una scelta così che si prende dall'oggi al domani, perciò infatti stiamo continuando a valutare tutto quello che c'è intorno a un investimento di un 30-35 milioni di euro, tutto quello che c'è intorno alla città, quanto bene possiamo fare alla città facendo uno stadio diverso e quanto bene possiamo fare alla società Pescara Calcio dotandola di una struttura del genere. E entro fine del mese di febbraio ti posso dire, Enrico, ci rincontreremo con il Comune che ha tutta la volontà questa volta di fare insieme a noi qualcosa e perciò di costruire un nuovo stadio, però vediamo cosa succederà, però è chiaro che tutto questo... Ecco, chiariamo meglio il pensiero, non è un campanello d'allarme il suo per dire voglio liberarmi dalla società, ma soltanto un invito eventualmente ad alleggerire il peso dei soci maggiori. Sì, no, ma anche se dovessimo trovare domani qualcuno che possa dare alla città di Pescara un futuro migliore, almeno che possiamo pensare di quello che possiamo dargli noi, sia io che Daniele siamo sicuramente a disposizione. E questo perciò togliamo dalla mente di qualcuno qualche dubbio. Noi siamo disponibilissimi ad accettare chi ci vuole dare una mano, chi vuole prendere la società completamente, però adesso noi siamo concentratissimi invece a cercare di riportare la squadra del Pescara. Insomma, garantite la vita della società, la continuità certo, di questa società. Fino ad oggi, no, per altrimenti... fortuna, non abbiamo avuto neanche un punto di penalizzazione perché abbiamo fatto dei sacrifici notevoli, però perché... oggi è difficile fare calcio, è difficile rispettare tutte le nuove regole che ogni anno vengono messe e non è più come prima, perché prima ti potevi permettere pure di pagare con un mese di ritardo gli stipendi. Certo. Oggi non lo puoi fare più. Ecco, tornando al discorso dello stadio, veramente si può fare qualcosa di concreto dal prossimo mese di febbraio, partendo, non so, dalla gestione per finire alla proprietà, cioè ci si può creare... No, la gestione, Enrico, onestamente adesso a noi interessa poco, perché comunque per gestire lo stadio dovremmo ristrutturarci pure noi all'interno, e, ripeto, in questi momenti insomma è difficile. Invece per quanto riguarda la costruzione di un nuovo stadio, che comunque rappresenta il futuro di una società di calcio, e abbiamo visto tutti, che sono tutti esempi positivi quelli delle squadre che hanno fatto questi investimenti. Voi siete tra le sei società indicate dalla Lega, no? Sì, noi a livello di burocratico forse siamo quelli che stanno più avanti, perché comunque abbiamo già affidato un primo incarico per la stesura di una prima bozza del nuovo stadio e di tutta l'area circostante. Penso che è stato già comunicato comunque che tutto parte dalla nostra volontà e dalla volontà del Comune comunque di spostare la pista di atletica e di realizzare una nuova pista di atletica, perché comunque dobbiamo realizzare uno stadio di calcio, perché altrimenti non si reggerebbe nessun investimento. C'è uno stadio di calcio che dia l'opportunità di vedere il calcio come si deve vedere, perché comunque al di là di tutto campo all'inglese, i campi con la pista di atletica non sono adatti al gioco del calcio.
e si è visto che tutte, al di là della bellezza dello spettacolo, perché comunque stare attaccato al campo ti rende la partita la rende più, diversa, no? La vivi di più, è più bello vedere il giocatore più vicino a te, il calore viene trasmesso in maniera diversa, perciò è chiaro che questo è il vero calcio. Noi abbiamo uno stadio con tanti tifosi che comunque trasmettono una grande carica alla squadra, e io ho sempre pensato che senza la pista d'atletica, senza le barriere, che poi sono l'anticalcio, l'antisport, la barriera architettonica, proprio una cosa pazzesca, quelle barriere di vetro, cioè tutto fanno meno che bene al calcio, il nostro stadio potrebbe diventare un qualcosa di veramente determinante, perché sarebbe difficile venire a vincere a Pescara, insomma, sembra con l'entusiasmo che abbiamo per Pescara, noi. Però se no, ecco, sembra un questo, per me è un sogno, onestamente, perché ho sempre avuto questo come obiettivo, però oggi è difficile, è ancora più difficile rispetto a ieri, perché tra l'altro con la crisi che c'è in tanti settori, ma soprattutto in quello dell'edilizia, dobbiamo stare veramente molto molto attenti. Ci sono... E speriamo che sia soprattutto l'opportunità per poter coinvolgere qualche altro personaggio importante della città di Pescara, che vista questa ulteriore opportunità si può decidere di avvicinarsi darvi un po' una di mano più anche alla società società del Pescara. Centro sportivo, si è sbloccato qualcosa nell'ultimo no, periodo? No, siamo in attesa, c'è quest'iter purtroppo burocratico che è diverso da quello dello stadio, perché adesso è uscita una nuova legge per i centri sportivi e per lo stadio. L'iter che abbiamo iniziato noi invece per il centro sportivo è l'iter vecchio, diciamo, perciò adesso mentre ci sono delle novità sullo stadio, sul centro sportivo, siamo in attesa, speriamo di poterle ricevere. Altri due argomenti. La volontà c'è, però non è che sempre... Quindi inutile dire chiaro date... Chiaro che l'investimento del centro sportivo è diverso rispetto all'investimento dello stadio, è molto minore, perciò... È una cosa che poi ci vuole anche meno tempo, perché non devi costruire gli spalti. Abbiamo visto con Udine cosa sta, perché sì, ogni partita stiamo vedendo. Sì. Io vado vedendo, infatti, a quanto vista tempo, d'occhio. Sì, a vista d'occhio sta aumentando. E ho visto che, tra l'altro, ho letto anche un articolo che anche loro stanno cercando di pensare di andare a giocare fuori casa qualche partita per andare ancora più velocemente avanti. La GEA Communication, che tipo di rapporto avete stabilito? Perché molti pensano che la presenza della famiglia Moggi possa avere qualche ruolo in più. Vabbè. Non stanno nella società sportiva del Pescara. Abbiamo fatto un contratto con loro per quanto riguarda il marketing, ma soprattutto per sviluppare quei nuovi canali che ci sono del marketing di squadre molto più importanti di noi. Siccome loro si sono strutturati per fare questo e ci hanno presentato dei progetti veramente molto interessanti, vediamo adesso se cosa si può sviluppare con il Pescara, tutto qui, poi le altre sono tutte favole. Il Lazio. Settore giovanile, grandi soddisfazioni, sì, con Mister Oddo, sì, che sta veramente, parliamo della primavera. Ma non solo Mister Oddo. No, inizio da Mister Oddo per scendere a Iervese, Cammarata, e soprattutto questa grande novità della partecipazione al torneo di Viareggio, sì, dopo decenni. Noi, anche qui è uscita una notizia, insomma, completamente sballata, quella della partecipazione che è arrivata all'ultimo momento, invece è stata una scelta proprio della società, proprio perché in questi anni stiamo lavorando tantissimo dal basso, è chiaro che il Viareggio è la vetrina, diciamo, più importante per chi vuole investire nel settore giovanile. Fino a ieri non eravamo pronti per partecipare al Viareggio e pensare di poter fare una buona figura. Oggi invece sentiamo che il lavoro che è stato fatto in questi anni dal basso, ripeto dal basso, perciò ti dicevo prima Oddo è la punta estrema, ma il lavoro qui che noi stiamo portando avanti dei ragazzi che stanno con noi da diversi anni e che stanno arrivando alla prima squadra, e quando sono stati impiegati dall'allenatore abbiamo visto che sono stati formati bene, perché la cosa più importante in una società come il Pescara non è quella di vincere il campionato primavera o di vincere tutte le partite del campionato primavera, degli allievi, del Beretti e di tutto, ma la cosa più importante è formare i giocatori e poter avere a disposizione del tecnico un paio di giocatori ogni anno che sono in grado di stare nella rosa della prima squadra. Quindi, questo è il patrimonio vero. Questo è il vero obiettivo, società. Perciò è chiaro che in questo momento noi siamo molto felici
perché abbiamo visto Vitturini in campo e Vitturini è entrato, ha giocato contro il Sassuolo la partita di Coppa Italia e sembrava un giocatore navigato che stava lì nella rosa della prima squadra. È la cosa che ci fa più piacere, così come Selassie, così come tutti gli altri, insomma, che si sono affacciati, che si stanno allenando con la prima squadra e che forse avranno da qui alla fine del campionato anche loro la loro opportunità. Il Viareggio è una vetrina, speriamo di poter fare bella figura. Non dobbiamo andare lì per vincere il Viareggio, dobbiamo fare bella figura e mettere in mostra i nostri giocatori e dare a loro l'opportunità di fare un'ulteriore esperienza Insomma, questo è il importante. calcio del futuro per voi. È l'unico calcio che si può fare a Pescara, è l'unico calcio che può fare una società come il Ma anzi, Pescara. dovrebbero farlo un po' tutte anche a livello nazionale, no? Puntare di più Beh, sui non lo so, Enrico, settori giovanili. perché oggi con le nuove leggi, quello che è comunque tutta quella burocrazia che è stata creata attorno alle società, nel caso dell'acquisto di calciatori italiani, nel caso dell'acquisto di un calciatore giovane da un'altra squadra, cioè è complicato. Oggi vediamo che le squadre più grandi stanno continuando a comprare soltanto giocatori stranieri e questo dopo è facile dire si investe sul settore giovanile, se dopo tu quando devi comprare devi far fare l'esordio a un ragazzo giovane che addirittura si è messo veramente in mostra nel campionato giovanile, dopo tu invece compri intorno a lui tre giocatori stranieri che li strapaghi e li metti e non sono assolutamente spesso neanche più forti di quelli che tu hai dentro casa. Ultime domande sul turno di domani. Partiamo da Modena-Lanciano, poi concluderemo con Pescara-Ternana. Modena-Lanciano si disputerà domenica alle 12:30, un Lanciano che ha battuto il Catania per 3-0, ancora un campionato positivo per la squadra di Maio. Ma sì, ma il Lanciano ha sbagliato, chi all'inizio del campionato non l'ha messo tra le candidate alla promozione o comunque a un campionato importante. Ha mantenuto la stessa ossatura, ha inserito 3-4 giocatori giovani, comunque semi sconosciuti, diciamo, almeno all'opinione pubblica. È un ottimo lavoro da parte del direttore sportivo di Leone, del nostro Pescarese Leone. Ancora una volta, perciò per me non c'è nessuna novità, è una squadra tosta, è una squadra difficile da affrontare e che appena ti scopri un attimo ti punisce. Aveva questa caratteristica l'anno scorso con Baroni, ha questa caratteristica anche quest'anno e perciò tutti per battere il Lanciano devono darsi da fare e dovranno darsi da fare fino a fine del campionato. All'Adriatico Cornacchia invece arriva la Ternana, c'è il pericolo del maltempo, campo allentato, vi siete organizzati però già con i teloni inseriti dalla giornata di ieri. Sì, seguiamo le previsioni meteorologiche. Qui da noi, tra l'altro, c'è anche un ragazzo che saluto e ringrazio perché ogni volta che abbiamo chiesto a lui una consulenza ce l'ha Giovanni De Palma. Giovanni De Palma subito perché è un grande tifoso del Pescara e lo voglio ringraziare pubblicamente. Ma non è proprio il caso di oggi, però comunque ogni volta, anche quando siamo andati in ritiro, gli abbiamo chiesto delle previsioni per scegliere località, sai, c'era il dubbio Albania, non Albania, e lui è stato sempre disponibile. Con noi, ma soprattutto perché è molto bravo, perciò Certo, ci azzecca certo. quando glielo chiediamo. Però al di là di questo, ripeto, abbiamo saputo che c'era questa possibile pioggia e perciò abbiamo messo i teloni. Speriamo Comunque, che partita da non sottovalutare. assolutamente no, loro hanno delle assenze, ma noi fino ad oggi ne abbiamo avute tantissime e sappiamo che l'organico della Ternana comunque è un organico importante, ci sono degli ottimi giocatori. Quando siamo andati all'andata lì a Terni, secondo me meritavamo di vincere almeno il primo tempo, ricordo bene quella partita, e loro però, ripeto, hanno degli ottimi giocatori, lì davanti sono molto pericolosi. Se si batte la Ternana, poi la fatidica trasferta di Bologna coinvolgerà il pubblico di Pescara, ma ci penseremo dalla prossima Ci settimana, penseremo la pensiamo. prossima settimana, cerchiamo di vincere questa partita e di continuare questa serie positiva, perché ripeto, noi dobbiamo recuperare dei punti ancora. Dobbiamo rientrare in quella media che ci eravamo dati all'inizio del campionato e per fare questo dobbiamo mantenere i piedi ben saldi, dobbiamo stare tranquilli soprattutto. Grazie a Danilo Iannascoli, amministratore delegato della Delfino Pescara. Rifaremo il punto verso il mese di aprile, quando ci auguriamo di vedere una classifica ancora migliore di Speriamo, questa. Grazie speriamo. ancora a Iannascoli, linea alla pubblicità.
Continua Bizzona dopo la lunga intervista con l'amministratore delegato del Pescara, Danilo Iannascoli. Ci concentriamo sulle partite del prossimo turno. Iniziamo con Pescara-Ternana. Abbiamo già parlato del maltempo che potrebbe condizionare questa gara. Per quanto riguarda invece le ultimissime, nel Pescara oggi in conferenza stampa Baroni ha sciolto anche il dubbio relativo a Pucino, che giocherà regolarmente. Sembra voler confermare la stessa squadra che ha espugnato il campo di Trapani, con qualche novità nelle retrovie. Per quanto riguarda invece la Ternana, ci sono tre squalificati, una Ternana che è reduce da un buon risultato con il Crotone, una partita sempre insidiosa. Sentiamo i due allenatori, Baroni e Tessera. Io credo che questa squadra abbia ancora abbia degli ampi margini di miglioramento, quindi li attendo, li pretendo anche, perché adesso dobbiamo assolutamente, domani è una partita difficile, molto difficile, ma dobbiamo assolutamente centrare la prestazione, non sbagliarla dal punto di vista temperamentale, dal punto di vista dell'attenzione, dell'umiltà, della, ecco, non voglio una squadra presuntuosa, voglio una squadra famelica. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, anche dei carichi importanti, però adesso domani è il momento di portare, io non parlo mai di risultato, perché è chiaro che tutti, no, vogliamo la vittoria, anche la Ternana vuole la vittoria, però è importante centrare la prestazione con vigore, con determinazione, questa è la cosa che chiederò ai ragazzi. Non credo che ci sarà un momento in cui guarderò la classifica, perché questo campionato è un campionato terribile, nel senso che lascia poco spazio al pensiero, alle riflessioni e alla matematica. Qui c'è da affrontare di gara in gara. Adesso c'è questa squadra, che è una squadra comunque che ha dei giocatori importanti, che anche loro hanno cambiato un sistema di gioco, hanno trovato un loro equilibrio. Basta guardare, insomma, chi sono i due giocatori davanti per capire le potenzialità che hanno. Quindi testa rivolta alla partita, con grande determinazione, senza guardare più in là. I ragazzi devono pensare che una partita dura 95 minuti, anche a volte 96-97, dipende dai recuperi. E chi fa mezz'ora, un quarto d'ora, 10 minuti, a volte anche 5 minuti, a volte è ancora più importante di chi ha fatto più minutaggio. Quindi bisogna essere tutti pronti, tutti accesi, tutti rivolti con la testa e il pensiero a spingere dalla stessa parte. Io ho detto al presidente proprio ieri, ho detto: adesso chiudiamo tutto, pensiamo a questa partita, poi vediamo, tanto c'è il tempo per fare tutte queste valutazioni, anzi abbiamo anche una partita in più che ci dà anche una misura, no? di quello che noi ora stiamo facendo, di quanto questa squadra sta assimilando. E quindi adesso stacco veramente, ma tutti dobbiamo staccare e pensare a questa partita, perché ci sono in gioco 3 punti e sono molto più importanti di chi eventualmente potrebbe venire a darci una mano. Io non sono per fare perché dobbiamo fare, se si deve muovere qualcosa deve essere fatta nella maniera giusta e che sia un'opportunità per noi di migliorarci. Però in questo momento io ho veramente piena fiducia in questi ragazzi, poi da lunedì vediamo un attimo. Adesso io conosco molto bene le caratteristiche dei miei calciatori e quindi so anche se ci dovesse essere anche un eventuale cambio, no? Di atteggiamento, proprio di sistema di gioco, che può essere anche valutato in corsa, no? Come magari a Trapani abbiamo fatto gli ultimi 10 minuti, che siamo passati 4-3-3, però in questo momento, ripeto, deve venire fuori una soluzione che ci è congeniale per 2 aspetti importanti. Intanto prendere un giocatore con un profilo giusto per noi, che sia motivato, che sappia di entrare in un gruppo che viene da momenti di grande difficoltà e che adesso sta un pochettino tirando fuori la testa, e quindi deve arrivare con umiltà e poi vediamo.
se c'è uno di questi profili lo valutiamo. Ecco. Noi vogliamo pensare a fare la partita che abbiamo nella testa, che abbiamo preparato. Abbiamo di fronte una squadra che farà in modo di metterci in difficoltà, però noi dobbiamo pensare solo a quello, perché se percorriamo quella strada, io so che tutto il resto verrà dietro. Mi aspetto una prestazione da parte nostra, poi quello che farà la Ternana non lo posso prevedere onestamente, anche perché dipenderà molto dal nostro atteggiamento. Loro hanno questa doppia soluzione con Avenati, che sanno anche quando alzano la palla diventano pericolosi, no? Perché comunque è un giocatore molto difficile da marcare sui palloni alti, e per questo dobbiamo essere molto bravi a tenere la squadra lontano, a tenerli poco nella nostra area, quindi a essere molto aggressivi. È più l'organico della Ternana che temo, che non i singoli. È chiaro che poi all'interno dell'organico ci sono dei giocatori che hanno i colpi per fare la differenza. Aver iniziato bene è stato fondamentale, almeno il girone di ritorno, però è una costante per Tesser, no? La prima la vince sempre. L'anno scorso ha fatto bene anche la seconda, poi la terza, fino alla dodicesima. Potrebbe essere un bel modo di cominciare il girone di ritorno. Ma non sarebbe male, valesse solo questi dati statistici. Purtroppo dovremmo andarcela a sudare fortemente, e magari chissà, anche mai dire mai. Dopodiché la realtà ci dice che andiamo domani a affrontare il Pescara, che è una squadra in grande salute. Mi sembra che nelle ultime 5-6 partite di campionato sia la squadra che ha fatto più punti di tutti, viene da 3-4 vittorie consecutive, e quindi è una partita estremamente impegnativa. Dovevo arrivarci bene, carichi, tranquilli, sereni, ma allo stesso tempo giocare con una determinazione veramente molto molto elevata. Arrivarci bene avrebbe significato anche di poter dire con tutti gli uomini a disposizione, e invece ogni settimana ne manca qualcuno in più. Sì, questa settimana ci siamo proprio espressi bene, 3 squalificati, un paio di infortunati ancora, e quindi, però lo dicevo la settimana scorsa, non è su questo che dobbiamo guardare, guardiamo avanti, guardiamo con quei giocatori che vanno in campo, perché recriminare su chi non c'è non serve a nulla. Chi va in campo dia il massimo, e quando diamo il massimo di noi stessi, lottando veramente fino in fondo, pallone su pallone, poi traremo le conclusioni e vedremo domani dopo la partita cosa saremo riusciti a fare. Chiaro che sono assenze importanti, di questo nessuno deve essere tutti consapevoli, che sono fuori giocatori importanti. Gavazzi e Viola hanno giocato 22 su 22, se ha un significato, ci sono 3 giocatori che hanno fatto questo, però guardiamo avanti con fiducia. E giocherà un ragazzino, gioca a Palumbo dall'inizio, dalla prima partita da titolare, spero che giochi solo sereno, che metta in mostra le sue qualità. A proposito di mercato, visto che ci siamo, dopo Dugancic e Milinkovic, che comunque sono bravi ma sono 2,94, lei attende un centrocampista oppure un difensore, visto che insomma Masi nella migliore delle ipotesi tornerà a fine marzo, parlo di possibilità di essere convocato, e Ferronetti e Bastrini hanno qualche problema fisico che non è facile debellare. Penso che questo sia il problema più grosso. Penso che sia da riflettere molto sulla condizione di questi due, perché Damiano purtroppo, malgrado che stia sempre un po' meglio, non sta benissimo, e lui è il primo a soffrire tantissimo, perché no, non lo fa giocare come potrebbe, come vuole, è limitato. E Bastrini, questa sindrome ogni tanto che gli capita, che poi finora ha stretto i denti, delle volte c'è stato bene, ogni tanto ripiomba in queste problematiche di infiammazione al pube, anche lui ci potrebbe condizionare, perché lì non dovremo sbagliare, sarà la riflessione. Appena vedrò il direttore questi giorni spero di poter parlare e di valutare assieme questa situazione. Pescara in campo domani dunque alle ore 15, mentre il Lanciano sarà di cena domenica alle ore 12.30 al Braglia di Modena. Prima trasferta dunque del 2015 per l'11 rosso-nero, reduce dal trionfo casalingo con il Catania. Un Lanciano dunque caricato a 1000, che vuole continuare la sua scia positiva. Ecco le previsioni della vigilia in casa rossonera. Credo che qualcosina è come è giusto che sia, perché come
come può succedere a me, può essere successo a qualche compagno di squadra, però poi l'importante è la testa del giocatore e come affronti queste situazioni. E quindi lasciano un po' il tempo che trovano. No, vabbè, ma io come ho sempre detto, sono situazioni che vanno valutate sempre con la società, logicamente, quindi non è solo esclusivamente un discorso mio personale. Ho detto scherzando tante volte che se arriva qualche pazzo che dà qualche milione di euro alla società, quindi io posso solo far che bene anche alla Virtus Lanciano, però siccome questo credo che non accada, che sia quasi impossibile, uno anche per l'età del sottoscritto, quindi credo che il futuro sia qui a Lanciano e speriamo ancora per tanto. Modena sicuramente non sarà la formazione che abbiamo incontrata qui in casa o la squadra come atteggiamento. In casa hanno fatto degli ottimi risultati, hanno dei giocatori che possono fare la differenza in questa categoria, però noi come al solito abbiamo iniziato alla grande questa settimana con un bel lavoro e quindi proseguiamo su questa strada cercando di riportare in campo la prestazione di sabato. Poi è normale che a livello di qualità di giocate o di giocate, mettiamole così, ecco, puoi venir meno, però l'importante è non venir meno sotto il punto di vista di quell'atteggiamento che tutti quanti hanno visto sabato. È tutto per questo numero di Bizzone, dedicato in gran parte alla lunga intervista con l'amministratore delegato della Pescara Danilo Iannascoli, più i servizi su Pescara Ternana e Modena Lanciano. È tutto anche per questo numero con Bizzone. Ci rivedremo venerdì prossimo, mentre vi do appuntamento lunedì sempre alle ore 21 con Replay. Grazie per averci scelto.